Buongiorno e buona domenica. Siamo contenti di essere insieme stamattina, siamo contenti di essere qui nella casa di Dio, siamo contenti, abbiamo un cuore gioioso stamattina, siamo pronti di ringraziare Dio, di ringraziarlo per quello che ha fatto per noi, siamo pronti di lodarlo, io spero proprio di sì. Questa mattina avremo un tema abbastanza particolare. Io penso che quando si parla di quello che la gente cerca nel mondo, spesso il discorso della pace è una delle cose primarie. Infatti ci sono movimenti per la pace, ci sono tutte queste cose che il mondo cerca di fare per ricevere la pace, per avere la pace, per fondare la pace. E stamattina noi vogliamo vedere a breve proprio il modo in cui Dio ci dice di ricevere la pace. Perché come sappiamo, quello che il mondo fa, quello che l'uomo fa, non è mai, non può mai essere a pari livello a un buon esempio, una buona fondazione come quello che ci dà il Signore Gesù Cristo. Quindi vi do il benvenuto stamattina qui, vi do il benvenuto anche a coloro che ci stanno seguendo a casa tramite lo streaming e vi vorrei chiedere di alzarvi in piedi. E voglio invitare a Nino di venire e di leggere per noi da Proverbi 31, dal versetto 1 al versetto 15. Signore, ti ringraziamo questa mattina per questa lettura, per questi esempi e questo contrasto che ci hai donato attraverso le tue parole. Signore, preghiamo che i nostri cuori possano essere più propensi a quello che è il secondo esempio, qui che noi possiamo essere pronti come questa donna a servire, che noi possiamo essere pronti a fare quello che tu ci richiedi. Quello che tu richiedi da ognuno di noi, stamattina, questa settimana, nella nostra vita. Signore, che non possiamo essere, che non saremo come la persona che va dietro alle cose mondane, la persona che va dietro alla pace che offre questo mondo, ma che saremo pronti a ricercare la tua gioia, che saremo pronti a ricercare la tua pace in ogni cosa che facciamo. Signore, parla ai nostri cuori stamattina, apri i nostri occhi a quello che è la verità del tuo amore, del tuo Vangelo, della tua gioia e soprattutto della tua pace nelle nostre vite. Signore, grazie e ti preghiamo di rimanere, di benedire i nostri cuori con le tue parole
questa mattina. Amen. Ed è proprio con questo pensiero che vogliamo iniziare questo nostro tempo di ringraziamento e di lode verso il nostro Dio, il Dio del creato, che ha creato tutta la terra, che ha creato noi e che ha creato il modo in cui noi possiamo essere in unione e in comunione con Lui. Quindi ringraziamolo stamattina attraverso i nostri canti, le nostre voci e le nostre parole. Dio del creato, di terra, cielo e mare, i cieli sono il tuo santuario, gloria a te Signor lassù, sei più grande delle galassie tu. Santo, santo, l'universo è la tua maestà, tu sei santo, santo, regni in terra e nel cielo. Presto al mattino, lodo a te per lo splendore, e seppure sono al buio, nella notte chiamo te, sei più grande delle galassie tu. Santo, santo, l'universo è la tua maestà. Tu sei santo, santo, regni in terra e nel cielo. Alleluia, a chi regna in terra e nel cielo. Alleluia, a chi regna in terra e nel cielo. Alleluia, a chi regna in terra e nel cielo. Sei più grande delle galassie tu. Sei santo, santo, l'universo è la tua maestà. Tu sei santo, santo, sei più grande delle galassie tu. Santo, santo, regni in terra e nel cielo. Regni in terra e nel cielo. Regni in terra e nel cielo. Io penso che spesso ci troviamo in situazioni dove non vogliamo forse lodare, forse stiamo affrontando cose nella vita, forse ci sono cose che non ci stanno dando pace.
Ma quello che mi piace di questa prossima canzone è quasi come stiamo comandando a noi stessi di lodare. Dice: benedici, o anima mia, il Signore. Benedici il Signore, o anima mia. Perché sapete una cosa? Lodare Dio non è contingente, non è basato sul fatto se ci sentiamo bene o no. Lodare il Signore non è basato sul fatto che io mi sento benedetto questa settimana, quindi lodo Dio. Noi siamo chiamati in ogni momento a benedire il Signore. Quindi io non so come state stamattina, se siete in pace con voi stessi, siete in pace con Dio, ma quello che vogliamo fare adesso è proprio di dire al nostro animo che il tempo è arrivato di lodarlo, il tempo è arrivato di ringraziarlo, perché nonostante le cose che forse stiamo affrontando in questo momento, la motivazione che noi abbiamo come credenti di lodare il Signore è ben oltre quello che stiamo vivendo. Quindi lodiamolo stamattina con le nostre parole. Benedici il Signore, o anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre t'adorerò. Il sole sorge su un nuovo giorno, è tempo di cantare a te. Non so cosa accadrà, non so quello che mi aspetta, ma canterò finché la notte arriverà. Benedici il Signore, o anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Sei lento all'ira, sei ricco in grazia, sei grande Dio, sempre ti amerò, e per la tua bontà io resterò a cantare. Mille ragioni ancora troverò e dici Signore, o anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Il giorno in cui non avrò più forza e il tempo mio qua giù finirà, la mia anima continuerà a lodarti per mille anni e per l'eternità. Benedici il Signore, o anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canta.
Signor. Oh anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò, per sempre ti adorerò, per sempre ti adorerò. Spesso cado, Dio, la tua grazia rimane. Quando inciampo, Signor, mi sostiene il tuo amore. Sei eterno, risplenderai per sempre, Dio. Infinito la gloria tua per ogni età. Controlla, Signor, la mia anima e il cuore, consuma tutto ciò che sono. La lode a te, sia tutto di me, con la mia vita ti volontà, il mio scopo sarà, voglio perdermi in te, lodandoti Dio. Sei eterno, risplenderai per sempre, Dio. Infinito la gloria tua è per ogni età. Controlla, Signor, la mia anima e il cuore, consuma tutto ciò che sono. La lode a te, sia tutto di me, con la mia vita ti amerò. Sei eterno, risplenderai per sempre, Dio. Infinito la gloria tua è per ogni età. Il mio grido nel cuore lodare te. Ciò che sono, Dio, voglio dare a te. Controlla, Signor, la mia anima e il cuore, consuma tutto ciò che sono. La lode a te, sia tutto di me, con la mia vita ti amerò. Sei eterno, risplenderai per sempre, spero stamattina che questa è la nostra preghiera, che noi siamo venuti con l'intenzione di offrire noi stessi
a Dio, di offrire il nostro tempo stamattina, ma soprattutto di offrire tutto noi stessi a Lui, in modo che con la sua forza, con la sua grazia, con la sua potenza possa cambiare i nostri cuori. Stamattina, Signore, ti preghiamo di parlarci, Signore, di darci la forza, il sostegno, la pazienza e la capacità di capire quello che tu a breve ci dirai tramite la tua parola. Signore, parla ai nostri cuori, cambia i nostri cuori, apri i nostri occhi alla verità della tua parola stamattina, Signore. Noi vogliamo che la tua pace regni in noi, che la tua pace regni in questa chiesa, ma soprattutto che la tua pace regni intorno a noi. Signore, un mondo che così tanto ha bisogno del tuo amore e della tua pace, Signore, riversa su di noi la tua pace in modo che anche noi possiamo riversarlo su quelli che ci circondano, Signore. Fa che noi possiamo essere una testimonianza efficace al mondo che ha bisogno così tanto di te. Signore, grazie delle tue benedizioni. Nel tuo nome santo preghiamo. Amen. Buongiorno, buongiorno a tutti. Prendo un attimo il secondo leggio, io ne ho sempre bisogno. Ok. Grazie Sean. Ok. Dopo i vari preparativi devo dire che sono davvero contento oggi di poter di nuovo predicare la parola di Dio e, come direbbe Mario, Dio è buono. Dio è buono. Quindi così oggi possiamo andare avanti con la lettera ai Filippesi. E l'ultima volta è stato qualche mese fa, era di venerdì per chi non c'era. E Paolo ci ha sfidato a ricercare la nostra somiglianza con Cristo e ci ha detto di avere come esempi dei buoni esempi all'interno della Chiesa e di evitare a tutti i costi i cattivi esempi, ricordandoci che noi abbiamo una cittadinanza celeste e che i nostri nomi sono scritti nei cieli. Ci ha esortato così e sicuramente siamo stati incoraggiati. Quindi spero che ancora oggi noi tutti possiamo essere incoraggiati tramite quello che vedremo, anche se sono certo che a molti di voi forse non piacerà. E quindi questa mattina voglio dirvi che concluderemo, abbiamo concluso il capitolo 3 e lo concluderemo perché vedremo il perché di questo, e inizieremo con il capitolo 4 che vogliamo leggere insieme. Quindi vi prego di alzarvi in piedi e di leggere con me Filippesi 4. Filippesi 4, dal versetto 1 al versetto 9, dice così: «Perciò, fratelli miei cari e desideratissimi, allegrezza e corona mia, state in questa maniera saldi nel Signore, o diletti. Esorto Evodia ed esorto Sintiche a essere concordi nel Signore. Sì, prego pure te, mio fedele collaboratore, vieni in aiuto a queste donne che hanno lottato per il Vangelo insieme a me, a Clemente e agli altri miei collaboratori cui nomi sono nel libro della vita. Rallegratevi sempre nel Signore, ripeto, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me, viste in me, fatele, e il Dio della pace
sarà con voi. Potete accomodarvi. Il versetto 1 che abbiamo appena letto del capitolo 4 dice così: perciò, fratelli, miei cari e desideratissimi, allegrezza e corona mia, state in questa maniera saldi nel Signore. In realtà questa frase, oltre a essere la prima del capitolo 4, è l'ultima del capitolo 3, conclude il capitolo 3. Infatti la parola perciò lega questa frase a ciò che Paolo ha appena finito di dire. Quindi Paolo sta dicendo questo in sostanza: ricercate la vostra somiglianza con Cristo seguendo dei buoni esempi, evitando a tutti i costi quelli cattivi, consapevoli del fatto che appartenete al Regno Celeste e che un giorno vedrete il Signore. Coscienti di questo, in questa maniera state saldi nel Signore. E questo sta dicendo Paolo. Quindi queste parole conclusive sono un ordine qui. Sono un ordine di tipo militare, come quello che troviamo al versetto 27 del capitolo 1, quando Paolo scrive queste cose. Soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché sia che io venga a vedervi, sia che io resti lontano, senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo angelo per la fede del Vangelo. In entrambi i casi le parole di Paolo indicano il soldato fermo che sta saldo in postazione. In entrambi i casi abbiamo degli ordini di stampo militare da parte di Paolo. E sapete perché? Qui parla anche di combattimento, sapete perché? Perché la Chiesa è in guerra. La Chiesa è nel mezzo del combattimento spirituale più duro che sia mai esistito, del combattimento spirituale che non avrà tregua, che non ha tregua. Paolo infatti, quando scrive Seconda Timoteo, ormai consapevole della sua vicina morte, dice: ho combattuto il buon combattimento. La Chiesa, fratelli e sorelle, è l'avamposto del regno di Dio, che avanza in un regno dominato dal principe di questo mondo. Quindi, fratelli e sorelle, noi ci troviamo in un combattimento che è reale quanto le vostre sedie sulle quali state seduti ora. Queste parole di Paolo non sono una semplice frase di circostanza che concludevano il suo bel discorso o che esortavano semplicemente la Chiesa. Ciò che Paolo esprime qui stava molto a cuore a lui ed è qualcosa che troviamo in tutto il Nuovo Testamento. È un principio che permea tutto il Nuovo Testamento. In Atti 11 noi vediamo che si forma la prima chiesa composta da gentili, e questo avviene ad Antiochia. La chiesa di Gerusalemme viene a saperlo e così manda Barnaba. E noi leggiamo questi al versetto 23 di Atti 11. Quando egli giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò e li esortò tutti, ascoltate bene, ad attenersi al Signore con cuore risoluto. Alla chiesa di Colosse Paolo scrive questo: ora egli ci ha riconciliati nel corpo della sua carne per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili, se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo. Anche il Signore Gesù ha messo in guardia i discepoli nel suo discorso profetico sul monte, e gli diceva più volte di vegliare, di guardare, di perseverare. Queste sono tutte azioni che un soldato ben addestrato è chiamato a fare fedelmente. Forse la nostra Chiesa non sta subendo la persecuzione vera, quella violenta che altre chiese stanno subendo e che la Chiesa di Filippi molto probabilmente stava affrontando, ma questo non vuol dire che non siamo sotto attacco o nel mezzo della lotta spirituale che è già in atto. E voglio ricordarvi che noi combattiamo costantemente contro almeno tre cose. Noi combattiamo costantemente contro il mondo che cerca di sedurci e magari ci fa anche credere che è tutto a posto, il combattimento non ci riguarda, è lontano da noi. La carne, che è la parte non ancora redenta del credente, e infine del diavolo che ci vuole sconfitti.
Credere che il combattimento spirituale non ci riguarda perché viviamo in un paese dove la persecuzione non è tangibile è un grande errore che ci fa pensare che il combattimento non è in atto, non sta avvenendo già. Sicuramente stiamo meglio di altri, ma comunque nel mezzo del combattimento. La Chiesa, fratelli e sorelle, è l'avamposto del regno di Dio in un mondo che al momento è sotto il controllo di Satana. Quindi qualunque sia la circostanza di una chiesa, essa è nel mezzo di un combattimento spirituale duro e senza esclusione di colpi. La chiesa si trova nella guerra più spietata e lunga di tutti i tempi, che è iniziata in Genesi 3 e finirà in Apocalisse 20. E forse qualcuno starà pensando, ok, hai ragione, ma che c'entra questo con il passo di oggi, con la tematica di oggi, visto che questo versetto conclude il capitolo 3? C'entra, c'entra, fidatevi. Non c'è pace senza guerra. Ci credete in questo? Non c'è pace senza guerra. Ciò che Paolo dice al versetto 1 non solo ci riguarda, ma riguarda anche tutta la tematica che oggi vedremo. Infatti troviamo lo stesso tono fermo e militare in tutto il brano di oggi. Paola esorta a rimanere fermi. Dio vuole che la Chiesa viva salda nella sua pace. Dio vuole che la Chiesa viva salda nella sua pace. E questa verità non dipende dalle circostanze che la Chiesa vive, né dal tipo di persecuzione, fratelli e sorelle. La Chiesa è in guerra ed è chiamata a restare salda come un soldato al suo posto di guardia. Così Paolo ci dà quattro direttive per vivere saldi nella pace di Dio. Quattro direttive per vivere saldi nella pace di Dio. La prima è appianare i conflitti, la seconda è anelare alla gioia del Signore, la terza attuare la mansuetudine, la quarta ambire all'eccellenza nell'obbedienza. La prima direttiva che Paolo dà alla Chiesa per vivere saldi nella pace di Dio è appianare i conflitti. Appianare i conflitti, versetti 2 e 3. Esorto Evodia ed esorto Sintiche a essere concordi nel Signore. Sì, prego pure te, mio fedele collaboratore, vieni in aiuto a queste due donne che hanno lottato per il Vangelo insieme a me, a Clemente e agli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita. C'è una domanda che questo brano ispira. Possono dei veri credenti che amano il Signore avere dei conflitti? La risposta esce fuori dal testo stesso, sì. E c'è anche un'altra domanda alla quale possiamo rispondere. Possono due credenti maturi nel Signore, che hanno servito e servono il Signore, avere dei conflitti? Quindi avere punti di vista differenti, modi di pensare differenti, scopi differenti, che creano tra di loro conflitti? Ancora una volta la risposta è sì. A volte mi è capitato di sentire, e io stesso ho detto queste parole, ma poi me ne sono puntualmente ravveduto e pentito, e le parole sono queste. Credo che se un credente è davvero tale e ha un vero rapporto con Cristo, non può essere che ci siano dei conflitti. Questa, secondo me, può essere definita solo in un modo, ed è beata, beata semplicità spirituale neonatale. Beata semplicità spirituale neonatale. Voi la conoscete? Io sì. Nel Nuovo Testamento, oltre all'esempio in questione che ci dice che i conflitti tra i credenti sono purtroppo più che possibili, abbiamo altri due esempi eclatanti che smentiscono ogni pretesa di trovare chiese perfette con uomini e donne perfette. Se volete, esistono uomini e donne fedeli che amano Cristo, quindi chiese fedeli, come lo era quella di Filippi qui in questione, ma non perfette. C'è stato un solo uomo perfetto che ha camminato sulla faccia di questa terra e si chiama Gesù Cristo. Quindi perdonatevi, perdonatemi se ho rovinato le vostre attese, le vostre aspettative. Però così vi mettete subito l'animo in pace, smettete di cercare qualcosa che non potete mai trovare qui, ora. C'è un'unica chiesa perfetta,
ed è la nostra. No, scusate, non è la nostra. L'unica chiesa perfetta che troverete, la troverete in cielo, la presenza di Dio. Quindi non fatevi più illusioni inutili. Come dicevo prima, oltre all'esempio che abbiamo nel brano di Filippesi 4, abbiamo altri due esempi eclatanti nel Nuovo Testamento. E il primo lo troviamo in Atti 15 e possiamo leggerlo insieme se volete. Atti 15, dal versetto 36 al versetto 40. Atti 15, dal versetto 36 al versetto 40, dice così. Dopo diversi giorni, Paolo disse a Barnaba: ritorniamo ora a visitare i fratelli di tutte le città in cui abbiamo annunciato la parola del Signore, per vedere come stanno. Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni detto Marco, ma Paolo riteneva che non dovessero prendere uno che si era separato da loro già in Panfilia e non li aveva accompagnati nella loro opera. Nacque un aspro dissenso al punto che si separarono. Barnaba prese con sé Marco e si imbarcò per Cipro. Paolo invece scelse Sila e partì, raccomandato dalla Chiesa la grazia del Signore. Questo è il primo esempio e avviene all'inizio del secondo viaggio missionario di Paolo. Nel primo viaggio missionario di Paolo, prima di partire, Barnaba e Saulo erano stati scelti dallo Spirito Santo, se vi ricordate, durante il culto del Signore. Questo avviene al capitolo 13, con queste parole: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Capite? Lo Spirito Santo, Dio li aveva scelti e messi insieme per la sua opera. Barnaba e Saulo, Paolo, ok? Insieme fondano chiese. Insieme a loro c'è Giovanni Marco, che a un certo punto torna indietro, li lascia da soli. E poi, all'inizio del secondo viaggio missionario, accade quello che noi non ci aspetteremo mai da due uomini come questi. E cioè, avviene un conflitto. Un aspro dissenso al punto che si separarono. Questo è il primo esempio. Il secondo lo troviamo in Galati 2. E possiamo leggere insieme anche questo. Galati 2, dal versetto 11 al versetto 14. Ma quando Cefa venne ad Antiochia, gli resisté in faccia perché era da condannare. Infatti, prima che fossero venuti alcuni da parte di Giacomo, egli mangiava con persone non giudaiche, ma quando quelli furono arrivati, cominciò a ritirarsi e a separarsi per timore dei circoncisi. E anche gli altri giudei si misero a simulare con lui, a tal punto che perfino Barnaba fu trascinato nella loro ipocrisia. Ma quando vidi che non camminavano rettamente secondo la verità del Vangelo, disse a Cefa in presenza di tutti: se tu che sei giudeo vive la maniera degli stranieri e non dei giudei, come mai costringi gli stranieri a vivere come i giudei? Questo è il secondo esempio. E puntualmente c'erano Paolo e Barnaba. Oh. No, ovviamente scherzo. Anche qui c'è stato un conflitto tra Paolo e Pietro, perché Pietro ha avuto un comportamento non proprio sano, per non commentare il comportamento di Barnaba e di tutti gli altri credenti che erano coinvolti. Quindi siete ancora convinti che tra credenti non possono esserci dissapori? Anche tra credenti maturi siete ancora convinti che non sia possibile? Io sono convinto che il Signore ci ha salvati e convertito dagli idoli al Dio vivente, e che la conversione non finisce con la salvezza, inizia con la salvezza. Cristo ogni giorno ci converte dagli idoli del nostro cuore al Dio vivente per mezzo della sua grazia. Ogni giorno, e questo si chiama santificazione, questa si chiama santificazione. Esorto Evodia ed esorto Sintiche essere concordi nel Signore. Non sappiamo chi siano queste due donne, la Bibbia non ci dà di capire chi erano. L'unica cosa che noi possiamo sapere la sappiamo tramite questi due versetti, e lo sappiamo perché c'è stato un conflitto tra queste due donne. Paolo non dice qui essere concordi, così come nel versetto 1 non dice state in questa maniera saldi o diletti. Se così fosse, noi avremmo tra le mani una semplice lettera, una semplice missiva tra un uomo e i suoi seguaci.
Ma grazie a Dio, in entrambi i casi non mancano mai le parole nel Signore che stanno a identificare l'appartenenza di queste persone. Questi appartenevano a Cristo, eppure c'era un conflitto tra di loro. State saldi nel Signore, essere concordi nel Signore. Versetto 4, rallegratevi nel Signore. Versetto 5, il Signore è vicino. Queste persone appartenevano a Cristo, eppure c'era un conflitto tra di loro. La frase esorto evodia ed esorto sintica, essere concordi, potrebbe essere tradotta ad avere armonia nel Signore. Infatti l'armonia tra credenti è alla base della stabilità spirituale della Chiesa stessa. La Bibbia qui non ci riporta le motivazioni per le quali c'è stato questo conflitto e questa mancanza di armonia tra queste due donne, ma sicuramente non era una motivazione futile, non era una semplice motivazione, e questo lo capiamo da tre prove che il testo ci dà. La prima prova è confermata dal fatto che erano due donne mature nel Signore. Al versetto 3 Paolo scrive: «Sì, prego pure te, mio fedele collaboratore, vieni in aiuto a queste donne che hanno lottato per il Vangelo insieme a me, a Clemente e agli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita». Qui Paolo parla di una collaborazione passata tra Evodia con Evodia e Sintiche. E forse possiamo ipotizzare che queste donne hanno conosciuto il Signore proprio grazie alla missione di Paolo. Forse erano al fiume insieme a Lidia, la commerciante di porpora, quando Paolo è arrivato a Filippi. Oppure possiamo ipotizzare che queste due donne, hanno ascoltato il Vangelo proprio da Lidia. Però queste sono tutte congetture. Quello che il testo ci fa capire per certo è che erano discepoli di vecchia data, visto che Paolo parla di una loro passata collaborazione, nella quale non solo hanno combattuto per il Vangelo a fianco di Paolo, ma l'avevano fatto con armonia, erano in armonia a quel tempo. Quindi possiamo affermare che erano donne capaci, ed è possibile che erano anche tra tutte quelle persone della Chiesa che avevano sostenuto Paolo, ok, perché potesse annunciare il Vangelo nella sua opera missionaria. Non dimentichiamo che c'è stato un periodo della vita di Paolo nel quale solo la Chiesa di Filippi lo aveva sostenuto economicamente, e questo è lui stesso a dirlo nei versetti 15 e 16 del capitolo 4. Solo la Chiesa di Filippi in un periodo della sua vita lo aveva sostenuto economicamente. E quindi è possibile che anche queste donne lo stavano facendo a quel tempo. Evodia e Sintiche erano due donne mature con un passato di collaboratrici di Paolo, e quindi non stiamo parlando di collaborare con un uomo qualunque. Ed erano state animate da un medesimo scopo, che era il Vangelo. Quindi non poteva essere un semplice conflitto come un'opinione diversa o una discussione su qualcosa di poca rilevanza ad aver creato questa mancanza di armonia tra queste due donne. La seconda prova che troviamo nel testo è che Paolo chiama in casa una terza persona che doveva intervenire perché la questione fosse risolta al più presto. Guardate cosa dice qui: «Sì, prego pure te, mio fedele collaboratore, vieni in aiuto a queste donne». La terza persona che Paolo chiama in causa è un uomo della Chiesa. Alcuni pensano che Paolo si stia riferendo a Epafrodito, che ha consegnato la lettera di Paolo alla Chiesa, ma per molti questo è inverosimile, e anch'io non credo sia possibile questo, ma credo che si stia riferendo ad un uomo della Chiesa, Paolo. Un'altra ipotesi è tratta dalla parola greca che qui viene tradotta con collaboratore, e la parola greca è syzygo, che può essere tradotta anche con compagno, quindi fedele compagno. Ma allo stesso tempo syzygo a quel tempo era un nome comune, un nome proprio di persona, quindi potrebbe rendere anche così fedele syzygo, che era una persona, un nome. Ma anche questa è una semplice ipotesi, non è possibile la cosa. Io sono convinto che Paolo si stia riferendo ad un uomo della Chiesa e molto probabilmente ad un anziano della Chiesa, se non al pastore stesso della Chiesa. Quest'uomo è esortato da Paolo ad aiutare le due donne ad appianare ogni conflitto, che ormai era anche di dominio pubblico nella Chiesa. Quindi la questione doveva essere risolta al più presto.
la questione spinge Paolo a intervenire nella situazione, a intervenire in prima persona. Non erano più sufficienti gli anziani della Chiesa. E questo ci dà anche un altro importante particolare. Questo aggiunge un altro particolare alla vicenda. Forse il conflitto era stato denigrato un po' dai responsabili della Chiesa e molto probabilmente non era stato preso di petto dal pastore, al punto che Paolo deve intervenire e dirgli: fai quello che devi fare, aiutale. Quindi non stiamo parlando di una semplice discussione tra donne su chi aveva i vestiti più belli, su chi aveva i capelli più belli. Queste due donne hanno lottato per il Vangelo a fianco di Paolo, a fianco di un uomo del calibro di Paolo. Quindi capite che non potevano essere donne qualunque nella Chiesa. E in più avevano lottato anche al fianco di altri uomini di Dio. Qua Paolo dice di Clemente. Anche Clemente non sappiamo chi fosse, era un nome molto comune a quei tempi. E ancora di più quando parliamo di colonie romane. E poi dice di altri miei collaboratori, quindi possiamo pensare a Timoteo, a Silvano e a molti altri uomini di Dio. Queste donne hanno lottato per il Vangelo insieme a questi uomini. Capite? Non potevano essere donne qualunque nella Chiesa. E Paolo ci tiene a dire i cui nomi sono nel libro della vita. Paolo poco prima, alla fine del capitolo 3, ricorda alla Chiesa che la loro cittadinanza era nei cieli e che i loro nomi erano scritti all'anagrafe nei cieli, all'anagrafe divina. Ricorda questo Paolo. Quindi trovo interessante che poco dopo Paolo dice che i loro nomi erano scritti nel libro della vita. E credo che ancora il pensiero che ha sviluppato prima Paolo era ancora presente al punto da ribadirlo quando parla di questi uomini e molto probabilmente anche di queste donne. Possiamo credere fermamente che anche Evodia e Sintiche erano credenti nel Signore, i cui nomi erano scritti nel libro della vita. Se i 10 comandamenti sono stati scritti con il dito di Dio su due tavole di pietra che erano soggette al tempo, Dio di suo pugno ha scritto i nomi di ogni figlio di Dio nel registro celeste. E in Apocalisse 17 l'Apostolo Giovanni scrive questo: gli abitanti della terra, il cui nome non è stato scritto nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo. Al capitolo 20: e vidi morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. Andando più avanti: e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Quindi, fratelli e sorelle, ogni nome di ogni uomo e di ogni donna che ha riposto la propria fiducia nel sacrificio perfetto di Cristo è stato registrato da Dio di suo pugno nel libro della vita, nel registro celeste. E questo è avvenuto nella sua gloria, in un tempo che precedeva la creazione e in un luogo che nessuno, dove nessuno poteva accedere se non il Figlio e il suo Santo Spirito. In quella perfezione priva di peccato e di agenti esterni che potevano manipolare o condizionare, la Santa Trinità Divina si è compiaciuto nello scrivere ed eleggere i nomi di ogni figlio di Dio, compreso quelli di Evodia e Sintiche, che ora erano in conflitto. Quindi capite che questa non è una semplice discussione tra donne. La terza prova che troviamo sempre nel testo è che l'ammonizione di Paolo qui è pubblica. Per un motivo futile Paolo non sarebbe mai intervenuto pubblicamente e in prima persona. E voi dovete capire che questa lettera non era una lettera privata indirizzata a delle persone in specifico, ma era una lettera rivolta a tutta la Chiesa. Ed è stata letta con molta probabilità davanti a tutta la Chiesa in una riunione pubblica come questa. Quindi potete immaginare Evodia e Sintiche, mentre ascoltano la lettura pubblica della lettera di Paolo, forse erano tutti in piedi in quel momento,
e subito dopo gli incoraggiamenti ricevuti dalle sue parole, sentono il suo ammonimento alla pace e chi leggeva pronuncia i loro nomi davanti a tutti. Quindi potete immaginare che le cose siano andate più o meno così. Alzatevi in piedi un attimo. E Paolo avrà detto queste parole. Non Paolo, scusate. Chi leggeva avrà detto queste parole in piedi, davanti a tutti. Apre la lettera di Paolo e dopo aver letto gran parte della lettera, finalmente arriva al capitolo 4, quello che per noi è il capitolo 4, a quei tempi non c'erano i capitoli, e dice: perciò, fratelli miei cari e desideratissimi, allegrezza e corona mia, state in questa maniera saldi nel Signore, diletti. Esorto Paola ed esorto Manuela a essere concordi nel Signore. Sì, prego pure te, mio fedele collaboratore, vieni in aiuto a queste due donne che hanno lottato con me per il Vangelo, insieme a Clemente e gli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita. Potete accomodarvi. Scusatemi per aver usato i vostri nomi, però credo che le cose siano andate all'incirca così. Era un ammonimento pubblico questo, che non lasciava spazio a fraintendimenti. C'era senza dubbio amore da parte di Paolo per queste donne e per la passata collaborazione, ma questo era un ammonimento pubblico. E doveva aver suonato più o meno così per Evodia e Sintiche. È ora di finirla con la vostra rivalità e ostinatezza. Smettetela di far prevalere le vostre ragioni e i vostri interessi personali. Tornate a essere salde nella pace di Dio. Doveva aver suonato così nelle loro menti. Queste due donne non erano donne qualunque nella Chiesa e loro non era un disaccordo banale. Ed è possibile che loro ricoprissero anche dei ruoli importanti nella Chiesa, come ad esempio diaconato o altri come leader nel gruppo lode, quello tecnico, non so come fosse a quei tempi, ma forse c'era. Nell'ora felice, negli incontri delle donne, ok? Negli incontri di discipolato fra donne, erano delle leader nella Chiesa. E nel richiamarle, Paolo le sta richiamando ad essere un esempio nella Chiesa in quanto leader, in quanto responsabili nella Chiesa. I responsabili di una Chiesa sono e devono essere degli esempi. E quando Paolo scrive a Timoteo, scrive: sii d'esempio ai credenti nel parlare, nel comportamento, nella fede, nell'amore, nella purezza, nello spirito, potremmo dire nella pace e nell'armonia. Sì, d'esempio. La chiesa di Filippi era una chiesa sana e fiorente, ma questa circostanza evidenzia una mancanza di unità che forse stava minando l'integrità della chiesa. Queste due donne avevano senza dubbio perso l'armonia e la pace che aveva caratterizzato la loro vita passata. E non sappiamo perché sia successo questo. E questo però ci dice che c'era un rischio grave nella Chiesa e che la loro influenza di responsabili poteva far sì che si creassero due fazioni nella Chiesa. E un po' poteva succedere quello che è successo nella Chiesa di Corinto, no? Io sono per Evodia, io sono per Sintiche. Poteva succedere qualcosa del genere. La questione credo fosse seria e Paolo voleva che fosse risolta al più presto, al più presto. Quindi anche nelle chiese più sane, fratelli e sorelle, voi potete incappare nel peccato. E circa 14 o 15 anni fa sono andato in Austria con un gruppo di credenti, con un minivan, un pullman piccolissimo. E io mi aspettavo che quando saremmo arrivati in Austria tutto sarebbe stato perfetto, pulito, lindo, dove non c'era niente che potevi dire: guarda, quello non va. Però puntualmente arriviamo in Austria, in autostrada, cosa vedo? Dell'immondizia per terra. Ho detto: no, anche qua. E mi fa il missionario che guidava: anche qui c'è il peccato. Questa è la realtà. Paolo qui scrive: sì, prego pure te, mio fedele collaboratore, fedele collaboratore. Ve l'ho detto, chiese perfette non esistono, uomini e donne perfette non esistono, troverete uomini e donne fedeli.
fedele collaboratore. Troverete uomini e donne fedeli. E la domanda non è se esistono chiese perfette. La domanda è: che tipo di conflitto stai vivendo o state vivendo? Che tipo di conflitto stiamo vivendo come chiesa che deve essere risolto al più presto? Forse in famiglia, tra moglie e marito. Tra moglie e marito può esserci conflitto, e non banale, al punto da desiderare il divorzio. Ricordatevi che non parliamo di banalità, ok? Forse tra genitori e figli, tra donne, come in questo caso, tra uomini, forse avete un conflitto con i responsabili di questa chiesa, forse avete un conflitto tra responsabili, forse avete un conflitto con altri membri di altre chiese. Le combinazioni sono molte, quindi spero che abbiate capito che i conflitti vanno risolti per tornare a vivere in armonia e saldi nella pace di Dio. Se avete bisogno, rivolgetevi al pastore o ai responsabili e fatevi aiutare prima che loro vengano da voi. Prima che loro vengano da voi. I conflitti nella Chiesa esistono e vanno risolti. Prima che possano destabilizzare la Chiesa o portarvi a isolarvi in un eremo fatto di pensieri. In Giacomo leggiamo questo: da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete. Voi uccidete e invidiate e non potete ottenere. Voi litigate e fate la guerra. Non avete perché non domandate. Domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Sono i conflitti nelle chiese? Tra credenti? Sì. Dio vuole che viviamo saldi nella sua pace. E la prima direttiva che Paolo ci dà è appianare i conflitti. La seconda direttiva per vivere saldi nella pace di Dio è anelare alla gioia del Signore. Anelare alla gioia del Signore. Versetto 4. Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. Possiamo affermare con piena certezza che la gioia del credente ha una dimensione esclusiva. Questo possiamo dirlo. E in altre parole, la gioia del credente non dipende dalle circostanze di questa vita. Sean ha già detto questo prima, ha iniziato a introdurre questa discussione, questo argomento. E domenica scorsa Gianluca ha parlato della gioia. Abbiamo visto il Salmo 100, ha evidenziato perché la gioia del credente ha una dimensione esclusiva. Il Salmo 100 ci ha mostrato come la gioia non sia legata alle circostanze di questa vita, ma ad un rapporto esclusivo con il Dio eterno e immutabile, e ne dipende. La gioia dipende da questo rapporto con Dio, questa gioia perlomeno. Noi, fratelli e sorelle, gioiamo in Dio nel riconoscere che Lui è il Signore. Noi gioiamo in Dio nel riconoscere la sua bontà che ci ha dato ben al di là di quello che davvero ci occorre. Quindi stiamo parlando di una gioia esclusiva che ha una dimensione esclusiva. Nel Salmo 4 leggiamo questo: tu mi hai messo in cuore più gioia di quella che essi provano quando il loro grano e il loro mosto abbondano. Cosa sta dicendo Davide qui? Nel dire: tu hai messo nel mio cuore più gioia della loro. Esattamente quello che stiamo dicendo noi oggi, che la gioia nel Signore è una gioia esclusiva. Ma non solo questo, sta dicendo qualcosa di davvero molto bello e straordinario. Tu mi hai messo nel cuore questa grande gioia esclusiva. Tu, Dio, hai messo nel mio cuore questa gioia. Davide sta lodando Dio nel riconoscere che la sua gioia veniva da Dio e apparteneva a Dio. A te, Signore, appartiene la mia gioia. Da te, Signore, viene la mia gioia. E questo sta dicendo Paolo. Tu mi hai messo in cuore. La gioia del credente ha una dimensione esclusiva. Ma quanti sperimentano questa gioia
e come Davide possono affermare: tu mi hai messo in cuore più gioia di quelli che essi provano. Quanti di noi sperimentano come il salmista la bontà e la sovranità di Dio personalmente e lo lodano con riconoscenza per questo? Quanto anelate alla gioia del Signore? Spero che non vi state accontentando delle semplici gioie legate alle circostanze, perché questo vorrebbe voler dire solo due cose. La prima è che non conoscete Cristo. Se non conoscete questa gioia, non conoscete Cristo. E quindi la mia esortazione è a ricercarlo con tutto il vostro cuore e a far sì che Lui possa diventare il vostro Signore e Salvatore personale, per avere una personale ed esclusiva gioia nel cuore. La seconda ipotesi è che vi siete allontanati da Dio e vi state accontentando delle briciole di questa vita. C'è un detto qui che dice così in dialetto: «Ne scagnate la cade per l'occhio». Tradotto: «Non scambiate la coda per la testa». Nel Salmo 37 il salmista scrive queste parole: «Trova la tua gioia nel Signore». Quindi se il peccato ti ha tolto l'esclusiva gioia di Dio nel tuo cuore, tu devi tornare da Lui. Devi riconoscere i tuoi peccati, sottometterti, chiedere perdono e come Davide potrai pregare: rendimi la gioia della tua salvezza, rendimi la gioia della tua esclusiva salvezza. Davide anelava alla gioia del Signore prima, ma anche ora che l'ha persa, perché sapeva che la sua gioia dipendeva dal suo esclusivo rapporto con il Dio eterno. Nel dire rallegratevi sempre nel Signore, ripeto, rallegratevi, Paolo sta dando un ordine diretto ai credenti che ribadisce per rimarcarlo. Oggi Sean anche ha accennato anche a questo, quindi io non c'entro niente se c'è qualcosa che non va nelle vostre vite. Qui Paolo passa da una circostanza particolare di queste due donne a tutta la Chiesa, dandogli un ordine ben preciso. Notate come il tono di Paolo in queste parole è autoritario e fermo, al punto da sembrare un ordine militare. È come se Paolo sta dicendo: niente dovrebbe appesantirvi o angustiarvi fino a farvi perdere la pace e la gioia nel Signore Gesù. Niente. E sono convinto che il monito rivolto a Evodia e Sintiche è usato da Paolo anche per dire alla Chiesa: non lasciatevi trascinare nello stesso peccato, non lasciatevi coinvolgere dalla loro vicenda, non patteggiate. È chiaro che qui Paolo sta dicendo: continuate ad anelare alla gioia nel Signore, senza lasciarvi prendere emotivamente dalla questione di queste due donne. E questo avrebbe sicuramente destabilizzato l'intera Chiesa. Quindi la Chiesa qui riceve un ordine ben preciso da Paolo a rimanere focalizzata nel Signore e a gioire in Lui, nonostante la situazione incresciosa che stavano vivendo. Per quanto possa sembrarvi strano, qui Paolo sta ordinando alla Chiesa di rallegrarsi. E lo capiamo dai verbi che usa, sono tutti imperativi in questo versetto, e dal fatto che nell'intera lettera, che parla spesso di gioia, infatti questa è definita la lettera della gioia per molti, penso che molti lo sapete questo, ma solo al versetto 1 del capitolo 3 e qui oggi Paolo ordina di rallegrarsi. Questo è un ordine che viene rafforzato dalla ripetizione che segue, abbiamo un tempo in cui eseguirlo, sempre. Paolo qui non dice quando sei felice gioisci nel Signore, non dice quando ti va gioisci nel Signore, non dice quando sei apprezzato nella Chiesa o altrove gioisci nel Signore, quando hai un lavoro, quando stai bene fisicamente, quando tuo marito o tua moglie rispecchiano pienamente Efesini 5,
quando i tuoi figli sono sottomessi e vanno bene a scuola, oppure quando il tuo datore di lavoro è quello che tutti vorrebbero. Paolo non sta dicendo rallegratevi nel Signore quando le circostanze della vostra vita lo permettono. Paolo non sta dicendo questo, quindi. L'ordine è di rallegrarsi nel Signore, sempre. È un ordine. Ed è possibile che qualcuno di voi stia pensando, credo che tu, Antonio, oggi stai esagerando nel dire che io non posso essere triste. Ma io non vi sto dicendo che non potete essere tristi. Mentre Paolo scrive queste parole, i suoi occhi erano ancora arrossati dal pianto. E infatti poco prima Paolo stava piangendo. E al versetto 18 del capitolo 3 dice questo: perché molti camminano da nemici della croce di Cristo, ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo. Era triste qui Paolo o stava gioiendo? In Atti 20, quando Paolo fa chiamare tutti gli anziani della chiesa di Efeso per dargli le sue ultime istruzioni e gli dice che non si sarebbero mai più visti, sulla spiaggia si inginocchiano, pregano e poi scoppiano tutti in un gran pianto. Stavano gioiendo o erano tristi? Nel capitolo successivo accade qualcosa di simile per lo stesso motivo e Paolo dice: che fate voi piangendo e spezzandomi il cuore? Era triste o stava gioiendo qui Paolo? Quando scrive a Timoteo una seconda lettera che ripensava alle lacrime del suo amato figlio e desiderava ardentemente vederlo e aveva in mente quella scena nella quale si erano separati e Timoteo piangeva, era triste Paolo o gioiva? Mentre Paolo ordina alla Chiesa di rallegrarsi sempre nel Signore, lui era a Roma, agli arresti domiciliari, non era in vacanza a Roma. In una casa con una guardia, solo, lontano dai suoi affetti, dopo 2 anni di carcere, non meritato, tra Gerusalemme e Cesarea. Tutte le botte prese, un naufragio nel Mediterraneo e forse ho dimenticato qualcosa. Aveva motivo Paolo di essere triste e di pensare che aveva passato degli anni difficili? Direi di sì. Aveva motivo di pensare che tutto il mondo ce l'aveva con lui e il suo futuro era tutt'altro che roseo? Poteva pensarlo. Paolo non aveva neanche la possibilità di dire: ok, mettiamo tutto da parte, anno nuovo, vita nuova. Non aveva neanche questa possibilità. Paolo non sta dicendo di essere insensibili alle circostanze avverse e neanche nei confronti degli altri. È lui che ha detto: piangete con chi piange, ridete con chi ride. La risposta è in ciò che scrive: rallegratevi sempre nel Signore. Cosa vuol dire questo? Che la nostra gioia risiede nel Signore, che la nostra gioia va ricercata e anelata nel Signore. Chi più di Paolo poteva affermare che al di là delle circostanze che stiamo vivendo possiamo sempre gioire nel Signore? La gioia in Cristo è possibile anche quando siamo tristi, carissimi, riconoscendo il fatto che il Signore è Dio e che è in pieno controllo sulle nostre circostanze. Riconoscete che io sono il Signore. L'abbiamo visto la settimana scorsa, Salmo 100. Possiamo gioire nella bontà eterna di Dio che ci concede ogni cosa, più di quanto noi meritiamo e più di quanto abbiamo bisogno, che ci permette di vivere ogni giorno un giorno in più. Noi possiamo gioire nel fatto che conosciamo Cristo, con il quale possiamo condividere ogni cosa, anche la nostra tristezza. Possiamo gioire nel fatto che ci ha concesso la sua immeritata grazia quando meritavamo il suo giusto divino, il suo giusto giudizio divino. Scusate. Possiamo agire nel fatto che la mia e la tua condanna è caduta su Cristo perché fossimo riconciliati con Dio, ottenendo pace per mezzo del suo sangue. Il Signore Gesù ha rinunciato alla sua gloria per diventare un semplice uomo, essere scacciato, rinnegato, perseguitato e schernito dal suo popolo e dalla sua famiglia. È stato arrestato. Ha subito un processo sommario e ingiusto, flagellato, incoronato di spine anziché di gloria e onori.
è stato crocifisso e infine abbandonato dal Padre a causa dei nostri peccati. Quindi possiamo rallegrarci sempre nel Signore, perché qualunque siano le tue circostanze e le mie circostanze, non saranno mai paragonabili alle sue. Noi abbiamo ottenuto tutti i benefici dalla sua morte, tutti i benefici, perché avessimo un esclusivo rapporto d'amore con il Dio eterno e immutabile, un'esclusiva pace e un'esclusiva gioia. Quindi, come reagisci quando la tua vita non va come vorresti? Ti isoli? Ti arrabbi? Ti abbatti? Diventi ansioso? Sei oppresso dalla tristezza e l'unico rimedio, l'unico sfogo che hai è buttarti nel letto o sul divano? Come reagisci quando le circostanze sono avverse nella tua vita? Fratelli e sorelle, con tutto il rispetto, credo che dobbiamo smetterla di lamentarci quando abbiamo più di quello che dovremmo, di vittimizzarci quando noi meritavamo più di quello che abbiamo ottenuto, e cioè il giusto giudizio di Dio. Invece abbiamo ottenuto grazia e dovremmo impegnarci ad andare a Cristo con lode e adorazione, esattamente come ha fatto Giobbe. È ora di capire che noi credenti abbiamo qualcosa di esclusivo a cui aggrapparci e in cui confidare. Le preoccupazioni di questa vita possono trasformarsi in ansietà, in stress, depressione e mancanza di fede, e detto in una parola, peccato. Tutte queste cose non onorano Dio, anzi sono in netto contrasto con ciò che Egli è e possono portarci al naufragio spirituale. Non a caso nei versetti successivi, che vedremo meglio la prossima volta, Paolo scrive queste parole al versetto 5. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Anelare la gioia del Signore è una direttiva importante per vivere saldi nella pace di Dio. Paolo poteva benissimo quindi ordinare alla Chiesa di rallegrarsi sempre, perché la Chiesa ha delle ragioni più che valide per farlo. La Chiesa ha delle ragioni più che valide per rallegrarsi sempre, sempre. Dio vuole che ognuno di voi viva in maniera salda nella sua pace, per non essere come quell'uomo descritto da Giacomo, di animo doppio e instabile in tutte le sue vie. Quindi, fratelli, concludo ricordandovi che la Chiesa è l'avamposto del regno di Dio in un regno che è dominato da Satana. E l'ordine è di rimanere saldi come un soldato che sta lì, fermo, stabile. L'ordine è quello. Così oggi abbiamo visto due delle quattro direttive che Paolo ci dà per vivere saldi nella pace di Dio. Due direttive abbiamo visto: appianare i conflitti e anelare alla gioia del Signore. La prossima volta, se Dio vuole, vedremo le ultime due: attuare la mansuetudine e ambire all'eccellenza nell'obbedienza. Preghiamo. Padre Santo, noi ti vogliamo lodare e ringraziare perché riconosciamo, Signore, come ci è ben ricordato, che tu sei il Signore. Noi ti lodiamo e ti ringraziamo perché tu sei buono verso di noi, ci dai molto di più, Signore, di quello che di cui abbiamo davvero bisogno. Ti vogliamo lodare e ringraziare, Signore, perché tu sei venuto in questo mondo e ci hai dato la tua stessa vita. La tua parola dice che se Dio ci ha dato Cristo, non ci donerà forse anche tutte le cose con Lui. Signore, noi ti lodiamo e ti ringraziamo perché tu sei un Dio grande e buono e hai avuto misericordia verso di noi, verso dei peccatori che meritavano soltanto la tua giusta condanna. Quindi ti prego, aiutaci, sostienici, fortificaci, e ti prego per questa Chiesa come per l'intera Chiesa, Signore, perché tu possa aiutarci ad appianare ogni conflitto che non ti onora, che destabilizza la tua cara Chiesa, Signore, della quale tu sei capo e sei stato costituito re.
Signore, ti preghiamo per tutte quelle persone, Signore, che si trovano in situazioni difficili, in conflitti difficili, perché tu possa aprire i loro occhi, i loro cuori, che possa tendere la loro attenzione nel capire che hanno bisogno di te, di riconciliarsi con te, con la Chiesa, e di potersi far aiutare. Nel tuo nome. Amen. Credo che sono state parole veramente, sì, forse dure, ma buone. E penso che spesso abbiamo bisogno di sentire, forse anche noi, quelle riprese pubbliche, quelle esortazioni. Perché l'amore non è sempre una coccola, un abbraccio. Sì, è quello. Ma a volte l'amore è anche quella bastonata, quel calcio per dirci: oh, che stai a fa'? Quindi io spero stamattina, se questo messaggio è stato un calcio, se questo messaggio è stata una gomitata, se questo messaggio ti ha spinto in qualche modo, di fare quello che abbiamo visto: rallegrati nel Signore. E come ci rallegriamo nel Signore? Come possiamo essere contenti nel Signore? Penso che l'ha detto bene anche Antonio, pensando a quello che Lui ha fatto per noi. Spesso abbiamo il concetto che il Vangelo è una cosa che va predicato semplicemente a chi ancora non conosce Dio, a chi ancora non ha capito la verità. Ma io credo che molte volte dovremo ancora di più predicare il Vangelo anche a noi stessi. Perché il Vangelo non è semplicemente una polizza assicurativa per far sì che sappiamo che il nostro nome è scritto nel libro della vita e che un giorno saremo in cielo. Ma il Vangelo serve anche a incoraggiarci, a farci crescere, a farci ricordare quello che Cristo ha fatto per noi, a portarci la gioia. E se come credente non stai predicando il Vangelo a te stesso ogni giorno, stai perdendo veramente una grande e immensa gioia. E io credo che l'unico modo che noi possiamo arrivare a fare queste cose è riconoscere veramente il nostro bisogno di Dio. Quindi voglio invitare il resto del gruppo Lodi a venire, e vogliamo alzarci in piedi e cantare e pensare proprio di questo bisogno di venire a Dio stamattina, riconoscendo il nostro bisogno di Lui. Vengo a te, oh Signore, chino a te, riposo avrò. E senza te son nulla io, guida tu il cuore mio. Ho bisogno di te, oh Dio, se grazie
più dei falli miei. La grazia è lì dove tu sei, dove tu sei. C'è libertà, santità e Cristo in me. Ho bisogno di te, oh Dio, sempre ho bisogno di difesa e giustizia mia, di te ho bisogno. Che il canto mio arrivi a te, nelle mie difficoltà. E se son debole m'appoggio a te, mia speranza sei Gesù. E se son debole m'appoggio a te, mia speranza sei Gesù. Ho bisogno di te, oh Dio, sempre ho bisogno, difesa e giustizia mia, di te ho bisogno, difesa e giustizia mia, di te ho bisogno. Vogliamo prendere un attimo, un po' di tempo, di innalzare le nostre preghiere, le nostre suppliche, le nostre lodi, i nostri ringraziamenti al Signore questa mattina. Per vivere la comunità, Signore, grazie per la tua parola
Signore, che abbiamo bisogno di te, Signore, abbiamo bisogno di ascoltare la tua parola, perché da essa proviene la tua grande della vita, Signore. La sorgente che sei tu, Padre, e la pace, Signore, che noi desideriamo ricevere da te, Signore, che il tuo spirito possa operare in noi, Signore, perché troppe volte la perdiamo di vista, Signore, troppe volte siamo presi dalle circostanze della vita, circostanze che questo mondo ci porta ogni giorno a vivere, che ci porta lontano da te, Signore, a perdere di vista te, Signore, che sei il tutto della nostra vita, Padre. Ti vogliamo ringraziare, Signore, e ti chiediamo aiuto anche in questo. Vienici d'aiuto alla nostra debolezza di fede quando questa viene a mancare, Signore, e riportaci nella giusta direzione, Signore, portaci ad avere una comunione intima, profonda, personale, quotidiana, Signore, con te, attraverso la tua parola, perché è da lì che è tutto, Signore, che è il senso di tutta la nostra vita, la tua parola, Signore, la pace che vogliamo ricevere da te, nel raccontare tutto quello che tu ci manderai, Signore, che ogni cosa opera per il nostro bene, Signore, per portarci ad assomigliare sempre di più a te, Signore. Ti ringraziamo per il tuo Antonio, per come tu hai parlato del porto suo, Signore, davvero ci hai portato a riflettere la nostra condizione, Signore, di vita di ogni giorno. Ti ringraziamo, ti lodiamo, Signore, per questo tuo amore. Amen. Grazie Signore, perché la tua parola è una lampada sui nostri passi. Grazie Signore, perché tu riesci a mettere sempre in luce, Signore, quello che hai portato nella nostra vita. Grazie per la tua pazienza verso di noi. Grazie perché il Vangelo, Signore, è vivo. Grazie Signore, perché possiamo venire a te. Grazie perché tu puoi pulire il nostro cuore e soltanto tu puoi darci quella gioia, Signore, che nel mondo non potremo mai trovare. Ti ringrazio, Padre, perché questa grande verità che è presente in tante vite, Signore, e ti prego affinché il tuo Vangelo possa essere ancora proclamato anche attraverso la nostra bocca, Signore, la nostra testimonianza di te, Signore, nel nome di Gesù. Signore, ti ringraziamo per l'amore che tu hai riversato su di noi. Ti ringraziamo per le opere che tu hai compiuto per noi, che tu stai compiendo in noi. E Signore, ti ringraziamo anche delle opportunità di crescita che tu ci metti davanti, opportunità di crescita che a volte sono difficili, ma che sono necessarie. E Signore, noi proclamiamo che tu sei il Signore eterno, tu sei il Signore sovrano. E Signore, vogliamo proclamare stamattina che noi ti amiamo. Signore, con tutto il nostro cuore e con tutta la nostra mente e con tutta la nostra anima. Amate il Signore con tutto il cuore, con tutta la mente e l'anima vostra. Servite l'Eterno, fidate in Lui, perché siate reprensibili e limpidi, figli di Dio senza macchia, in mezzo a una generazione corrotta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo,
risplendete come astri nel mondo, prendendo alta la parola di vita. Amate il Signore con tutto il cuore, con tutta la mente e l'anima vostra. Servite l'Eterno, fidate in Lui, perché siate reprensibili e limpidi, figli di Dio senza macchia, in mezzo a una generazione corrotta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita. Come adesso abbiamo appena proclamato il nostro amore per Dio, vogliamo continuare nelle nostre proclamazioni. Voglio invitare a Mario e a Nicola di venire per assistere nella presentazione dei segni, dove stiamo proclamando la morte di Cristo, ma soprattutto la sua vittoria nella sua resurrezione. Quella vittoria che ci accompagna, quella vittoria che ci dà la certezza che Cristo è chi ha detto di essere e che la sua opera ha potenza nelle nostre vite. Quindi vi chiedo di pregare. Signore, ti ringraziamo ancora di questo tempo che possiamo vivere, Signore, nel ricordo di quello che tu hai fatto per noi, Signore. Grazie perché tu sei il nostro Redentore, Signore. Grazie perché il tuo sangue prezioso ha cancellato, ha purificato ogni nostro peccato, Signore. Grazie perché i nostri nomi sono scritti nel libro della vita grazie al tuo sacrificio, senza nessun merito nostro, Signore. Solo a te la lode, Signore, la gloria. E ti siamo riconoscenti, Signore, perché ogni giorno possiamo vivere questa certezza di avere la speranza certa grazie al tuo amore, Signore, alla tua sofferenza, Padre. E questo pane e questo vino che ci ricordano il sacrificio sulla croce che hai compiuto per noi, Signore, per averci dato la vita eterna, per averci dato una nuova speranza di vita, Signore, per essere sceso sulla terra, Signore. Ti ringraziamo e ti lodiamo, Signore. Amen. L'agnello divino morì per sempre regnerà. Le mani su una volta legate ora salvano. El Señor, canta Lui, Egli è il Signor. Egli vive, Gesù vive in me, e vive in me.
soffrì, i tuoi peccati lavò, giustizia e pace donò. Gesù è il vincitore, è il Signore, è il Signore, canta Lui, Egli è il Signore, Egli vive, Gesù vive, Gesù, che la terra sia ricolma delle lodi al nostro Re, innalzati Signore, gloria, il Re di gloria che presto tornerà, presto tornerà. Gesù, che la terra sia ricolma delle lodi al nostro Re, innalzati Signore, gloria, il Re di gloria che presto tornerà, presto tornerà. El Signor, canta Lui, Egli è il Signor, Egli vive, Gesù vive, in me, Egli vive. Io spero che stamattina quella possa essere la tua affermazione qui in questo posto, che Gesù vive, che Egli vive e che Lui vive in te. Vogliamo alzarci per fare quest'ultimo canto con Dio a fianco a me. Chi mi impedirà di alzare un nuovo canto e di camminare in libertà? Dio a fianco a me, chi mi impedirà di alzare un nuovo canto e camminare in libertà? Gesù è il vincitore, il principe e il re, in cielo a fianco al Padre nella gloria è. Seguo il vessillo del Signore, combatterò nella vittoria. Forza sua in me, ho fede nel Signore, e vincerò finché unito a Lui resterò, finché Lui veglierà sopra i passi miei, aiuto e forza il Signore aggiungerà. Gesù è il vincitore, Gesù principe e re, il mio Signore, Salvatore, il mio Signore, mio Salvatore. Dio a fianco a me, chi mi impedirà di alzare un nuovo canto e camminare in libertà? Su è il vincitore, principe e re, cielo a fianco al Padre nella gloria è. Seguo il vessillo del Signore, combatterò per la vittoria. La forza sua in me, ho fede nel Signore, che vincerò finché unito a Lui resterò, finché Lui veglierà sopra i passi miei,
aiuto e forza il Signore aggiungerà. Gesù è il vincitore, Gesù principe re, il mio Signore, mio Salvatore, il mio Signore, mio Salvatore. Gesù è il vincitore, Gesù principe re, il mio Signore, mio Salvatore, il mio Signore, mio Salvatore. Bene, siamo arrivati alla fine. Alla fine di questo culto, alla fine di questo tempo insieme. Ma io spero che non sia la fine di quello che abbiamo sentito stamattina. E in quello spirito, in quello pensiero, vi voglio dare dei compiti di casa. Quindi avete dei compiti da svolgere questa settimana. Rallegratevi nel Signore. Avete inciampato? Vi siete sbattuti il ginocchio? Rallegratevi nel Signore. Non state arrivando a fine mese con i soldi? Rallegratevi nel Signore. Avete una gioia? Rallegratevi nel Signore. Qualsiasi situazione che vi viene incontro questa settimana, afferratela e rallegratevi nel Signore. Perché è solo così che noi avremo la gioia nel cuore e la pace che supera ogni intelligenza. Una pace che non può essere compresa. Ed è quella pace che io spero che vi accompagni questa settimana. Quindi vi auguro buona domenica, ringrazio a quelli che ci hanno seguito tramite lo streaming e prego anche per voi che la pace di Dio vi possa accompagnare. Rallegratevi del Signore, ripeto, rallegratevi. Buona domenica.